Siamo molto contenti di avervi tra noi, perché abbiamo qualcosa di bello da raccontarvi. Che ancora una volta il nostro istituto, che è un'eccellenza per noi altavillesi, ci dà un'occasione in più per riflettere su un tema importante, che è quello della diversità. Questi ragazzi hanno fatto un percorso, grazie a questo percorso e grazie alla storia, alla fantasia, sono entrati dentro a quello che è il significato vero di questa storia. Questo viaggio all'insegna di qualche difficoltà, ma che riusciranno poi i nostri protagonisti a vincere insieme, no? A superare insieme le difficoltà. E questo è molto importante, per noi è significativo che i nostri ragazzi riflettano su un argomento come questo, è significativo il fatto che possa fin dalla tenera età tutta la comunità attenzionare questi ragazzi e farli crescere in un'ottica di attenzione verso le diversità, verso la diversa abilità, un'attenzione verso le emarginazioni sociali. È un progetto che ha per titolo In viaggio con Dorothy e a noi è piaciuto molto sottolineare il sottotitolo di questo progetto, che è: se non posso fare cose grandi, posso fare grandi le piccole cose, perché in realtà è stato un segno visibile dell'impegno che abbiamo messo tutte quante noi, docenti della scuola, e che ha permesso proprio di vivere un momento di aggregazione finalizzato alla valorizzazione della figura femminile, ma soprattutto all'aspetto emozionale, perché si è data molta importanza e rilevanza al cuore, perché lo di latta e va alla ricerca del cuore, al cervello, lo spaventapasseri della storia di Dorothy, il mago di Oz, è alla ricerca del cervello, e del coraggio del leone. A noi preme molto dire che cosa? Che è importante per la buona riuscita di un lavoro l'amore che si mette per realizzarlo, e questo è dimostrato dall'impegno che è stato messo da tutti i genitori. Era accaduto un uragano, ovviamente Dorothy stava prendendo il suo cagnolino Totò. Ma quando l'aveva preso, la zia e lo zio Enrico già erano in tana e loro sono volati con tutta la casa. Ad un certo punto si è addormentati e si è svegliati in questo paese tutto colorato, perché ovviamente il Kansas era tutto grigio, bianco e nero. E poi ha trovato questa fata del nord e aveva iniziato a chiedere dove si poteva andare a chiedere per farla tornare nella sua famiglia, cioè nel Kansas, e iniziò a fare questa avventura per il sentiero dorato per andare dal mago di Oz, e iniziò a trovare questi amici che sono lo spaventapasseri, l'uomo di latta e il leone. Iniziò a fare questa avventura e trova anche degli amici. L'idea è nata con una proposta di progetto bandito dalla Regione Sicilia, in cui si promuovevano attività formative ed educative volte alla valorizzazione della figura femminile sulla differenza di genere. Così io, insieme alle mie colleghe, abbiamo colto la palla al balzo, abbiamo inizialmente buttato giù un piccolo progetto, per poi scoprire con grande felicità, con grande contentezza, che era stato approvato e finanziato. Quindi da qui abbiamo cominciato, è stato un percorso che è durato tutto l'anno, abbiamo coinvolto anche la comunità, abbiamo coinvolto le famiglie, abbiamo coinvolto la chiesa, abbiamo coinvolto il sindaco, e quindi diciamo tutti ci hanno dato una mano ed è venuto fuori un bellissimo progetto. Io sono un ballerino. Un ballerino. Il mago di Oz. Bravissimo. Dove ballo. Cosa hai imparato da questo progetto? Anche se non c'era bisogno per te, devi aiutare sempre il prossimo. Io intanto devo ringraziare alla maestra e a tutti coloro che mi hanno dato fiducia per la realizzazione di questa torta, che devo dire è bellissima, è stato veramente emozionante, ci siamo un po' tutti coinvolti su questo progetto ed è stato veramente bello. Il Mago di Oz è un racconto veramente molto importante, soprattutto quello che trasmette è che i bambini recepiscono, e questa è una cosa molto bella.